primo anniversario per il nucleo paracadutisti di Rivarolo. Un anno fa, marzo del 2009, nasceva questa nuova associazione. Qual è il primo bilancio? Allora, il primo bilancio sicuramente positivo perché abbiamo partecipato e organizzato diverse manifestazioni. Abbiamo ad oggi 45 soci, e tutti ex paracadutisti tranne 4 simpatizzanti, e tra l'altro fra questi soci paracadutisti ci sono figure di spicco come il nostro leone della folgore Aurelio Bolattino. Poi abbiamo un reduce della guerra d'Algeria, Recrosio Benito, e poi abbiamo il fratello di Olivo Dordi, al quale abbiamo dedicato la nostra sezione, che era caduto in quell'attentato del 1967 a Cima Vallona. Quali sono state, se ci sono state, delle difficoltà di questo primo anno di esperienza? Ma difficoltà oggettive direi nessuna. Abbiamo avuto comunque sempre la collaborazione del comune di Rivarolo, che tra l'altro ci ha anche assegnato una nuova sede operativa in via Pittara. E noi comunque abbiamo lavorato per far sì che tutto andasse per il meglio, quindi visto che siamo i rappresentanti qui sul territorio della Brigata Folgore, mi sembra giusto far fare bella figura alla Brigata. Un anno di attività, diceva prima che siete riusciti a organizzare diversi eventi, le previsioni per il prossimo anno. Sì, allora, oltre a questa serata abbiamo in programma per fine aprile e al massimo i primi di maggio l'inaugurazione della nuova sede di Via Pittara. Durante quella manifestazione faremo anche il gemellaggio con l'Associazione Carabinieri di San Giorgio. Successivamente parteciperemo il 29 e 30 di aprile al raduno della Legione Straniera a Aubagne, in Francia. Nel mese di giugno parteciperemo all'evento che fanno tutti gli anni sulla cerimonia per i caduti del Col Moschin a Bassano del Grappa, e appunto, come dicevo prima, la commemorazione per l'attentato di Cima Vallona in Friuli Venezia Giulia, e andremo appunto col nostro socio Amatore Dordi, che è fratello di Olivo Dordi. E poi l'evento, diciamo, clou di quest'anno sarà il secondo raduno canavesano dei paracadutisti a Lombardore il 12 settembre. Occasione quella di Rivarolo, della serata di Rivarolo per presentare il nuovo sito. Sicuramente questa sera allora, il sito di per sé non è che sia un evento particolare, perché di siti ne nascono tutti i giorni. Per noi rappresenta, per usare il motto cittadino, un passo avanti nella crescita del nostro nucleo, e quindi ci auguriamo che con questo, aprendo la nostra finestra sul mondo, il mondo ci può guardare, potremo allargare ulteriormente diciamo, la consistenza del nostro nucleo.